È stata una giornata veramente eccezionale. Io credo che Santo Padre oggi abbia dato a tanti operatori, a tanti medici, a tanti infermieri un riconoscimento, una gioia, una forza e una speranza che solo lui poteva dare. Lo ringraziamo come Lombardi, lo ringraziamo perché ci ha ripagato in parte dal dolore che abbiamo avuto negli ultimi mesi. E oggi ho anche avuto l'occasione di invitarlo in Lombardia perché faccia sentire la sua voce di speranza anche sulle nostre terre. Devo dire che io sono rimasto commosso quando il Papa ha fatto un passaggio, due passaggi fondamentalmente. Il primo passaggio quando ha definito e ringraziato come testimoni di tenerezza e di prossimità per i malati, che è quello in più che gli operatori sanitari, oltre alla professionalità che hanno messo in questa emergenza, hanno fatto vedere. Star vicino ai malati anche quando non potevano contattare i parenti e accompagnarli anche nel momento più tragico, che era la morte senza i propri cari vicini. E l'altro passaggio importante è quando ci ha sollecitato a non disperdere l'energia positiva che è nata da questa esperienza, mentre quello che stiamo vedendo adesso è che finita l'emergenza ci sono le rimitigazioni, cercare la colpa di chi è stato e di chi non è stato. L'esperienza è stata pesante, difficile, ma ci ha fatto vedere come la risposta della sanità è stata buona, è stata vicina agli ammalati, e questo è stato l'invito del Papa, che per me è il più importante di tutti, continuare su questa strada. Delle grandi parole, angeli, e poi quando si è avvicinato in questo modo inaspettato, ha detto che le infermiere sono un po' come delle mamme, no? Con questa, poi le parole che ci aveva detto prima, prossimità e tenerezza, davvero, un'emozione unica, indescrivibile, che dà un po' un senso profondo a tutto il vissuto di questi mesi, di impegno, fatica, prova. Però c'è un senso nuovo, soprattutto quando ho detto adesso di guardare oltre, è stato bellissimo. La paura della seconda andata un po' ce l'abbiamo tutti, questo sarà come si comporterà il virus che ce lo dirà, ma la paura che ci si possa dimenticare è veramente forte. Finita l'emergenza non bisogna dimenticarsi tutto quello di positivo che è stato fatto, andare su questa strada, e questo mi sembra che sia l'invito più forte che ci ha fatto Papa Francesco. Non dimentichiamoci assolutamente, penso che sia un'esperienza che ci fortifichi e non ci faccia dimenticare. Poi ecco, non pensiamoci alle seconde ondate, viviamo questo momento di rinascita anche con ottimismo, con i comportamenti che dobbiamo mantenere assolutamente, prego, con uno slancio positivo. Queste parole ci hanno incoraggiato tanto e portano il cuore davvero.